Salve a tutti e benvenuti alla nuova edizione del TG Palio. Innanzitutto vorrei salutare il mio collaboratore della scorsa edizione, nonché amico Lorenzo Taddei, che quest'anno verrà sostituito dal competente Amedeo Catastini. Quest'anno, per iniziare, abbiamo fatto visita a tutte le 12 contrade del Palio di Fucecchio per parlare con i capitani e i propri dirigenti del Palio 2012 appena trascorso e di quello che succederà nel Palio 2013. Inoltre abbiamo fatto visita a diverse scuderie dei Fantini a Siena e nei dintorni per parlare, per addentrarci ancora di più nel mondo paliesco. Andiamo quindi a vedere cosa sarà il TG Palio dell'edizione 2013. Salve a tutti, ci troviamo nella nobile contrada Sant'Andrea, uscita vincente dall'ultimo palio in buca nel 2012, in compagnia del capitano Michele Pellegrini e dei suoi due fiduciari Luigi Perreca e Manuel Spagli. Allora Michele, dal primo anno di reggenza è arrivata subito la vittoria, quindi un palio corso, una vittoria possiamo dire. 100% di produttività. Certo, 100% di produttività. Qualche dettaglio, insomma, spiegaci un po' questo palio, da come sei partito, con quali idee e poi diciamo come sei arrivato, ecco, alla vittoria finale. Beh, è una storia un po' romantica questa del palio di Contrada Sant'Andrea, perché è un palio che, tirando le somme, una volta vinto, devo dire che era quasi pronosticato da tanti segni che la contrada mi aveva dato. L'entusiasmo, partecipazione, e siamo arrivati al palio con un desiderio che era quello di avere un buon cavallo che ci rendesse, insomma, le cose un po' più facili. Che poi comunque è arrivato, perché Nanneddu, a sentire comunque le voci, era diciamo il preferito da me. Ecco, da mi confermi. Mi avevate già intervistato, vi avevo detto che volevo Nanneddu. Ne volevo altri, però insomma Nanneddu era tra le prime scelte. Era un cavallo competitivo che mi avrebbe consentito di fare bella figura. Il palio, si sa, poi ha tante sfaccettature, poteva andare anche tutto male, ma vincere e perdere, quando si parte, hanno uguale distanza. Certo, è andata bene. Abbiamo guardato nella direzione giusta, e le cose poi sono andate proprio tutte a puntino, ma non parlo soltanto dei momenti del palio, ma parlo anche dalla scelta dei miei magini alla scelta del Fortunello, che mi hanno dato proprio uno slancio di positività, che avevo capito che le cose stavano andando per il verso giusto. Manuel Spagli, fiduciario di Michele Pellegrini. Allora Manuel, partiamo dal Fantino vittorioso, Giuseppe Zette. Una scelta che viene da lontano, che arriva dai primi passi che avete mosso l'anno scorso o decisa all'ultimo momento? Ma il rapporto con Giuseppe nasce ormai tanti anni fa, per cui lui per noi è sempre stato, diciamo, oltre che un fantino, anche un amico, diciamo così. Per cui le prime mosse che Michele, io e Gigi abbiamo fatto sono proprio state quelle di andare da lui e ripartire con lui in una nuova avventura, diciamo così, sempre che le condizioni poi sarebbero state a noi favorevoli e quindi avremmo potuto montarlo, la possibilità di montarlo. Chiaramente con l'arrivo di Nanneddu questo è stato possibile, per cui lui è stato molto contento di venire qui e di vincere nella contrada che aveva già, insomma, in passato frequentato e che conosceva bene.
Certo, Nannedo ha sicuramente facilitato, diciamo, la monta di un fantino di prima scelta come Giuseppe. Chiaramente Giuseppe non si muove per venire a montare un cavallo che non può dargli determinate caratteristiche e garanzie. Non dico la vittoria per forza, ma quantomeno insomma un certo livello, e Nannedu era questo era cavallo. Luigi Perreca, fiduciario del capitano di Sant'Andrea. Luigi, partiamo dalla sera dell'assegnazione. Dopo aver avuto Nannedu in sorte, la prima telefonata subito a Giuseppe Zedde o ci sono stati altri momenti e altre telefonate prima di arrivare a Gingillo? Allora, diciamo che l'immediato dopo tratta è stato abbastanza convulso da parte, insomma, di tutta la situazione. Preferirei non rispondere a questa domanda. Diciamo che ci sono state telefonate e anche piacevoli. Certo. Appena arrivato Nannedu comunque si è subito capito che Sant'Andrea era tra le contrade sicuramente favorite, ma quando davvero ti sei reso conto che il Palio poteva, diciamo, andare nella giusta strada e prendere la direzione di Sant'Andrea? Nei quattro giorni, ogni giorno che passava, per la grande professionalità del Fantino, aver potuto lavorare accanto a questa persona veramente mi ha dato una sensazione forte di controllo della situazione da parte sua. Poi a dir che la direzione prendesse in su è una cosa un po' più grande, però diciamo che i quattro giorni ci facevano star tranquilli. Tutto semplice, diciamo, agli occhi della gente, perché primi siete partiti e con estrema facilità Giuseppe Zedde ha portato Nannedu alla vittoria. Però, diciamo, sai, quando si vince comunque le voci si rincorrono e nel corso, diciamo, dell'invernata in molti stanno dicendo, comunque si sente, ecco, circola la voce che Gingillo forse non era proprio la prima scelta per Sant'Andrea, o comunque il mercoledì sera, diciamo, che non subito i tuoi pensieri sono caduti su Giuseppe Zedde. A me mi piacciono. Sciogliamo questo dubbio. A me piacciono tutti questi discorsi perché fanno palio. I discorsi li porta via il vento e secondo me ho sempre pensato che bisogna pensare in maniera semplice al palio, perché tanto si complica da solo. La scelta di Gingillo era nata già nell'inverno, forse appena sono stato fatto capitano, io sono andato da quello che reputo il più grande professionista, sia sotto un profilo tecnico che qualitativo, del palio di Fucecchia. Però è normale che poi abbia ottenuto altri contatti, li ho continuati a coltivare e comunque ci sono ancora benissimo in amicizia con alcuni, tanto è vero che mi sono anche poi quest'anno dedicato completamente ad una persona facendolo addirittura fantino di contrada. Luigi, sia te che Michele che avete dato grossissima responsabilità e grossissimo merito a Giuseppe Zedde in questa vittoria. Ma quanto ha inciso la stalla? Quanto il veterinario, il maniscalco e chi è dentro la stalla ha portato avanti Nannedu e quanto Nannedu è cresciuto in questi quattro giorni? Era da subito il primo cavallo o ci poteva essere qualcuno che inizialmente era un gradino sopra di voi? Per l'opinione personale, forse anche la mia, diciamo che Narcisco era il cavallo a cui avrei ambito io, a differenza del capitano. Nei giorni successivi la stalla ha fatto un egregio lavoro e ha dimostrato di essere competitiva, per quanto mi riguarda la più competitiva in questo caso. Nannedu ha dimostrato tutti i giorni di migliorare sempre di più, di avere delle potenzialità enormi. Aveva dei piccoli problemi che, insomma, diciamo così, avevamo notato, e il veterinario, nuovamente complimenti perché ha risolto quel problema. Tant'è che secondo me, tutti dicono avremmo fatto una corsa davanti, è stato facile, penso che anche da dietro quel cavallo avrebbe detto la sua. E via il tempo, la pioggia vi ha aiutato o comunque secondo te non sarebbe cambiato nulla con un altro tipo di meteo, comunque con una giornata magari di sole invece che di pioggia come è stato? Ci ha aiutato secondo me nello scorrere, nel senso che il cavallo ha dimostrato di avere meno sollecitazione a livello strutturale del cavallo, ma poi diciamo che forse non è impostata in quella maniera, è filata come doveva filare. Ecco, riallacciandosi
proprio all'ultima cosa che ha detto, ovvero a quella persona che comunque gli stai dedicando, diciamo, credo comunque quasi tutto il tempo che dedichi alla contrada. Questo punto. Una scelta coraggiosa, possiamo definirla, una scelta a sorpresa. Andrea Chessa è il nuovo fantino, possiamo dirlo, di contrada di Sant'Andrea, visto che c'è stata appunto la presentazione. Il primo anche della Il primo storia. Della storia, quindi una novità per Fucecchio. Come è nata la scelta di Andrea Chessa? Che ricordiamo è esordito proprio l'anno scorso per i colori della Querciola, quindi sì. Su Morosità prima. Sì, va bene. Per me aveva esordito, avevo già avuto contatti con lui e l'ho conosciuto durante il Palio di Buti, io come maniscalco e lui come fantino. Non lo conoscevo e l'ho potuto apprezzare lì. Andrea non è un chiacchierone, non è uno di quelli che subito affabile, magari come molti suoi colleghi. L'ho apprezzato per la qualità. Lo considero un vincente perché nel 2012 ha vinto praticamente forse più di tutti, anche se poi magari dove magari una persona si vorrebbe realizzare di più ci vorrà un pochino più di tempo. La contrada Sant'Andrea è qui per dargli una spinta di emozionale e anche motivazionale. Siamo qui proprio per dargli una mano, ma lui deve dare una mano anche a noi, perché ripartiamo con il 2013 con lo stesso entusiasmo con il quale abbiamo vinto il Palio 2012. Dopo Giuseppe Zed è un brusco cambiamento, comunque una svolta, perché avete deciso di puntare su Andrea Chessa, fatto fantino di contrada poco tempo fa. Questa scelta ha mosso, diciamo, molte voci a Fucecchio, qualcuna diciamo nemmeno molto carina nei vostri confronti. Ci sono tanti dubbi e tanti si chiedono il perché, diciamo, o l'utilità di Andrea Chessa a Sant'Andrea fin da adesso. Cosa, diciamo, come rispondi e quali sono le tue idee in merito? Ma senti, sinceramente dietro alla scelta di Andrea Chessa c'è un'infinità di motivazioni. Nessuna di queste porta a scontri o a polemiche che debbano essere ricondotte a Giuseppe, perché comunque lui non è assolutamente, diciamo, né coinvolto in questa nostra scelta né si è in qualche modo risentito da questa nostra scelta, perché comunque è stata fatta in serenità. Ovviamente noi come politica, come pensiero, volevamo, una volta vinto il Palio e ci è venuto subito come idea fare un fantino di contrada, per cui abbiamo chiaramente pensato a più soluzioni e quella poi di Andrea ci è sembrata la migliore, tant'è che fin dall'anno scorso comunque l'avevamo già seguito più volte. Per cui... Ecco, diciamo un rapporto quindi che era nato anche l'anno scorso. E mi viene da chiederti, l'anno scorso nella seconda batteria, dove Nanned possiamo dire ha passeggiato, comunque è andato in finale molto tranquillamente, avevamo Andrea Chessa proprio di rincorsa con i colori della Querciola. Questo dà almeno da pensare che comunque Andrea Chessa avesse già una simpatia o comunque portasse, ecco, già... No, assolutamente. Andrea Chessa, come altri fantini, è un professionista, per cui quando va a montare alla Querciola, monta per la Querciola e non monta per altre contrade. Poi che possa portare più rispetto, è chiaro che magari non ci avrebbe senz'altro lasciato lì girati, ma nemmeno avrebbe fatto cose che potevano in qualche modo penalizzare lui. Per cui era un rispetto, come c'è con lui, c'è anche con altri fantini, c'era l'anno scorso e c'è quest'anno, per cui la vedo una cosa del tutto normale e le voci sono voci di paese, è bello che sia così, fanno colore, però insomma, sono solo voci. Lui ha fatto quello che doveva fare per sé e per la Querciola. Poi le cose sono andate male, perché comunque non è andato in finale, ma questo insomma è una domanda che dovete fare alla Querciola e non a me. Ecco, un Andrea Chessa che nel 2012 ha vinto sia a Buti per la contrada di Pievania che a Ferrara con Bonantonio da Clodia nella contrada San Benedetto. Sì. Un arrivo a Sant'Andrea si può dire a sorpresa, perché comunque a Fucecchio siamo abituati, o perlomeno non solo a Fucecchio, che il fantino vincente, non dico che non si cambia, però diciamo da lì si riparte. E quali sono i rapporti con Giuseppe Zed, o comunque come l'ha presa Giuseppe Zed questa scelta di Andrea Chessa? Siete comunque in buoni rapporti, siete rimasti in contatto nonostante... Siamo in buonissimi rapporti, siamo in contatto. Naturalmente l'avevo fatto partecipe anche di questa mia volontà di trovare un fantino di contrada, e mi ha lasciato completamente libero in questa scelta. Quando l'ho messo al corrente, in quanto lui, essendo il mio fantino preferito, si è sentito un attimino normale che, sai, c'è una contrada magari meno su cui poter contare,
però sa benissimo che la contrada Sant'Andrea gli deve tanto. Lui qua è, si può dire, il sindaco, però nello stesso tempo devo fare anche il mio palio. Certo. E come io rispetterò lui, lui deve rispettare anche me. Con questo la contrada è sempre aperta a Giuseppe, perché lo considero comunque un grande. Quindi dalle tue parole si intravede una quasi certezza di Andrea Cressa con i colori di Sant'Andrea nel 2013? In Andrea Cressa io ci credo moltissimo. Sono 2 anni che ci credo tanto, tanto è vero che me lo davano già l'anno scorso come fantino esordiente in contrada. Ciò non è avvenuto, ma nel mio cuore portavo segretamente questo affezionamento a questo ragazzo, perché vedo in lui la grinta giusta che occorre alla contrada Sant'Andrea per affrontare un anno post vittoria. Salutiamo lo staff della nobile contrada Sant'Andrea, facendogli ancora i complimenti per il palio vinto e rinnovandogli un grosso in bocca al lupo per il palio 2013. Okay. Vediamo ora l'intervista fatta nella scuderia di Massimo Donatini la settimana scorsa. Sant'Andrea, un grande Nannetto, un grande Cingillo, una grande Sant'Andrea! Sant'Andrea, è il quarto palio! Siamo con Massimo Donatini alle sue scuderie. Massimo Donatini è nato a Faenza il 4 marzo del 71, ha corso 13 pali a Fucecchio e ne ha vinto uno. Ha esordito nel 95 a Borgonovo con Mighty Dragon e subito è arrivata la vittoria. Poi altri 10 pali in Borgonovo e poi Querciola, Ferruzza e Botteghe. Allora, intanto parliamo dei cavalli che hai qui in scuderia, presentaci quelli che hai che hanno già corso il palio di Fucecchio. Quello che ho sono Lampante e Misterioso, che hanno fatto già diversi pali a Fucecchio, figurando bene, mai vincendo, sfortunato, però hanno fatto discreti pali. Cavalli nuovi ne avrò, spero, perché sto preparando il professore, poi ho preso ora proprio gli ultimi giorni Osvaldo, e cerchiamo anche un altro cavallino per portarlo lì. Sempre avuto comunque sono nomi importanti, e questo vuol dire che per Fucecchio te ci hai sempre pensato, e comunque sei un grande allenatore, perché sono cavalli che sono sempre arrivati nelle prime posizioni. Devo ringraziare i proprietari che mi comprano cavalli validi che possono andare lì. Visto, non tutti ce l'ho portato, perché non tutti fanno la pista di Fucecchio, la, certo, sabbia che c'è. Cioè, dei cavalli preferiscono il duro, che non abbiamo mai portati, perché è inutile portarli. È inutile portare a fare brutte figure. Però abbiamo un parco cavalli, e ora per Fucecchio può essere un buon lotto. Benissimo, senti, te hai vinto il palio a Borgonovo nel 95, sono passati tanti anni, però in particolare qual è stato per te il palio più bello che hai corso a Fucecchio? Quello che ho vinto, Mighty Dragon, era un ottimo cavallo, e ti dico, averne trovate dell'altro così, però per la sfortuna non si è mai più trovato un cavallo così. Fu un palio strano, perché comunque in quattro arrivate tutti sul palo, tutti insieme, e poi sei riuscito a spuntarla comunque. Sì, diciamo un po' di fortuna ci è voluta, perché è calato parecchio il cavallo della Bernarda, se non... L'arecologia era già a frusta alzata. Esatto, diciamo si è distratto e noi sono riuscito a fregarlo sul palo. Ecco, qual è stato il miglior cavallo che hai montato in buca? Proprio Mighty Dragon. Mighty Dragon è uno dei meglio, io sono convinto. Come categoria, prima era tutto un altro palio, 2 giri, puro sangue. Ora non è mezzo sangue. Il meglio, non l'ho montato uno dei meglio in mezzo sangue, perché ho dovuto fare dei pali un po' a rincorrere.
facesti, mi ricordo, un ottimo palio nel 2007 alla Rivale, alle botteghe con Zuma. Cavallo vecchio, Sabina Iolo. Sicuramente d'esperienza. Esperienza, parecchi problemi al canape, partito malissimo e arrivato secondo. Ecco, come andò lì dopo anni di grande rapporto con Borgonovo, poi il passaggio alle botteghe? Ha avuto un po' di anni di spurgo con altre contrade, poi mi è toccato andare alla Rivale molto volentieri perché mi hanno trattato benissimo e mi sono trovato molto bene. E devo anche ringraziarli che mi hanno dato la possibilità di fare un bel palio. Bene, ringraziamo Massimo Donatini per l'ospitalità e gli facciamo un in bocca al lupo per la stagione 2013. Grazie a voi, crepi. Siamo con Alessandro Colombati, anche lui della scuderia di Massimo Donatini. Alessandro è nato a Ronciglione l'11 giugno del 1990. Non ha ancora corso nessun palio a Fucecchio, però ha già fatto delle corse con Dostoevsky, prima o poi il Rondine Senese. Che dici, ti piace la pista di Fucecchio? Ti ci sei trovato bene? Trovato bene, è una bella pista, una pista scorrevole dove c'è bisogno sicuramente di cavalli forti. Ci ho debuttato l'altro anno con un cavallo mio di scuderia che era Norce e ci sono trovato benissimo. Quest'anno ho vinto con Dostoevsky, sicuramente è un cavallo fortissimo che mi ha aiutato e ha imparato tanto da lui. Speriamo che qualcosa c'è per palio, speriamo che qualcosa si muove, dipende. Dopo queste belle prestazioni a Fucecchio hai fatto anche il palio di Bientina per Guerrazzi con Fantastic Light, sei andato bene, sei andato in finale, quindi insomma sta procedendo bene la tua carriera. Sì, sono stato contento del palio e specialmente di aver ripagato la fiducia al capitano e a tutti i ragazzi della contrada, che era dall'inverno che si lavorava insieme, che venivano in scuderia da me e si è andato in finale, si è fatta una bella batteria, volevo vincere, non ho vinto, però sono contento uguale. Dai, bene, d'agosto poi è arrivata anche la prova nel Leocorno, quindi sta procedendo bene, dai. Ora, per il prossimo anno, cosa dici? Ha avuto già contatti con le contrade fucecchiesi? Qualche dirigenza è venuta? Qualche dirigenza, sì, l'ho incontrata ancora, diciamo, per i primi passi. Sempre presto, sempre presto. Poi io, nel senso, non sono un fantino, c'ho sempre da diventare ancora fantino, c'ho sempre da far vedere sicuramente quanto posso valere e io niente, dalla prima riunione che si svolgerà a Fucecchio sarò presente con i cavalli qui di scuderia. La scuderia dei Donatini è sempre una gran scuderia con grandi cavalli che hanno fatto tanto a Fucecchio e speriamo bene. Bene, ringraziamo Alessandro Colombati e facciamo un in bocca al lupo per la prossima stagione. Crepi, grazie.